Ben ritrovati, la nostra rubrica nei Paesi dell'Osso oggi accendi i riflettori sull'Acedonia, 2203 anime, siamo a poco più di 700 metri sul livello del mare, in un territorio di frontiera, Avellino è lontana 87 chilometri, facilmente percorribili grazie all'autostrada napolicanosa, particolare e curioso, l'Acedonia è uno dei quattro comuni della Campania, il cui territorio confina con due regioni, in questo caso Puglia e Basilicata. Questo è un paese che ha origini antiche, qui sarebbe stata combattuta la battaglia decisiva della terza guerra sannitica con i romani che ebbero alla fine la meglio. Poi nel corso dei secoli c'è stata la dominazione longobarda e dei normanni con l'Acedonia che divenne sede vescovile. Qui nel XVIII secolo è vissuto Gerardo Maiella, poi diventato santo, qui vennero realizzati i primi prodigi, viene ricordato in maniera particolare il miracolo del pozzo, insomma una storia importante per un comune dove Francesco De Santis fondò un istituto magistrale che oggi è dedicato a lui. A Lacedonia lo spopolamento ha avuto effetti devastanti, qui nei primi anni del Novecento vivivano più di 7.000 abitanti, poi c'è stato un lento e inesorabile calo della popolazione, sono stati cancellati quasi 5.000 cittadini. Tra parchi eolici e distese di grano ci sono stati anche insediamenti industriali nati nell'area del Calaggio, nel dopo terremoto che hanno creato occupazione e dato nuove speranze da giugno del 2016 a guidare il comune di Lacedonia e Antonio Di Conza, 40 anni, amministratore emergente che è riuscito ad ottenere anche il riconoscimento del patrimonio UNESCO per la via della transumanza che può rappresentare una grande opportunità per la riscoperta di un turismo verde e sostenibile. Allora sindaco, benvenuto su Otto Channel, grazie per averci ospitato. Grazie a voi. Allora, si chiude il primo ciclo da amministratore, giovane amministratore, giovane sindaco di questo territorio. Che bilancio consegne ai suoi cittadini perché quest'anno si torna a votare qui a Lacedonia? Beh, si chiude il primo ciclo. Io direi si chiude metà ciclo: metà ciclo perché gli ultimi due anni. Non li ho proprio vissuti come amministratore intento a cercare di progettare e programmare per, per il futuro perché siamo stati coinvolti come tutti i sindaci soprattutto in altre, eh, in altre emergenze, prima tra tutte quella del, del Covid che purtroppo ci ha un po' distolto da quella che era la normale attività amministrativa, ma nonostante questo abbiamo cercato di lavorare, di non trovare come scusa quella del Covid e eh, personalmente questa amministrazione è riuscita a portare uh, in cantiere un bel po' di finanziamenti e da por a porre in essere una serie di uh, lavori uh, che mi fanno ritenere tutto sommato um, contento e, e soddisfatto. Sicuramente si sì, poteva fare di più, però io penso che nel momento in cui um, si voglia progettare e programmare per bene quello che è, quello che è il futuro del proprio territorio, uh, non bisogna fare soltanto degli interventi spot, ma cercare di pensare per il proprio Paese una serie di misure, una serie di interventi di carattere strutturale a lungo periodo e abbiamo lavorato soprattutto per questo, e per questo che sono abbastanza eh, soddisfatto, eh, certo è che forse un mandato è poco. È poco quando si vogliono fare degli interventi strutturali, quando si vogliono fare degli interventi a lungo raggio che eh, ci fanno pensare a, a quello che sarà il futuro del, di questo Paese, dei nostri Paesi, non solo nell'immediato ma anche tra dieci anni eh, o vent'anni. Ecco, molti giovani di Macedonia sono stati costretti nel corso degli anni ad andare via per motivi di studio o di lavoro. Lei invece ha deciso di restare qui e di impegnarsi per questo territorio. Ecco, con quale spirito. Allora, io la domanda è corretta, ma fino a un certo punto perché io non ho deciso di restare qui, io ho deciso di ritornare qui ed è ancora più difficile prendere una decisione del genere perché la vita mi ha visto anche un po' girare per l'Italia. Sono stato oltre che a Napoli per motivi di studio. Ho vissuto un anno e mezzo in Toscana, un anno a Milano, eh, otto mesi a Biella, quindi ho fatto un po' Toscana, Lombardia, Piemonte e poi ho trovato il coraggio, coraggio corazio, l'azione del cuore. Il cuore mi ha spinto a ritornare con non eh, poche difficoltà, perché mi sono chiesto prima di rientrare, ma che cosa ritorno a fare nel mio paese. E però poi non mi sono fatto più la domanda, ma mi sono dato una direttamente una risposta: io voglio tornare nel mio paese per cercare di dare il mio contributo per risolvere quelli che per certi aspetti risolvere, o comunque insieme agli altri eh, che non sono soltanto le amministrazioni, ma le comunità, le associazioni. Eh, gli esperti dei settori scientifici, gli, eh, gli studiosi, insieme agli altri, confrontarmi per trovare quella che è la ricetta giusta per fare in modo che oggi i giovani non, van, non vadano via ma rimangano in questi, in questi territori. Ne valsa la pena, diciamo? Non è pentito allora? Io non sono pentito perché eh, le mie radici sono qua. E io penso che fin quando, uh, sia la fino a quando si ha la possibilità di uh, rimanere attaccati con le proprie radici, nei propri territori, nei propri affetti, uh, bisogna fare di tutto per, per uh, rimanerci. Certo a volte vengono i dubbi, ma uh, subito dopo i dubbi uh, devo e dobbiamo cercare di metterli da parte perché io penso che alla fine non è um, il cielo sotto cui viviamo che bisogna cambiare ma è l'animo. Uh, e allora se con l'animo giusto si affrontano i problemi della vita e le difficoltà uh, che ci sono a Roma, a Milano e anche a Lacedonia, uh, un posto vale l'altro. Certamente laddove un posto ha meno servizi, meno opportunità rispetto ai grandi centri. Bisogna combattere, lottare e proporre un cambiamento ed è questo che io nel mio piccolo cerco di fare insieme a tutti gli altri colleghi sindaci e non solo. Ecco, lei ha citato problemi che sono chiaramente comuni un po' a tutti i centri delle aree interne della Campania, ma secondo lei la Cedonia su cosa deve scommettere per dare una speranza, una prospettiva soprattutto ai giovani che vogliono restare qui? L'acedonia, come tutti i piccoli paesi, deve, sco deve scommettere su un, uh, un cambiamento di, uh, di vedute e soprattutto di approccio uh, a quella che è oggi la realtà uh, effettuale. Che cosa voglio dire? Bisogna passare, dobbiamo combattere per fare in modo che questo accada, che questo avvenga. Bisogna passare da una realtà, um, a mio parere, troppo urbanocentrica, dove si dà troppa importanza al centro per dare importanza a quella che viene definita oggi marginal, marginalità alla periferia, soltanto se facciamo capire che bisogna passare dal centro al margine, dal centro alla periferia, perché la periferia deve diventare il centro qualcosa può cambiare. Oggi questi piccoli paesi purtroppo hanno eh, subito e stanno subendo una crisi, ma che non è soltanto una crisi di oggi, è una crisi anche di ieri. Io da quando sono nato sento parlare di decremento demografico nei piccoli paesi, ma da quando sono nato significa da 40 anni, ma 40 anni fa si parlava di decremento demografico, 30 anni fa di decremento demografico. Vent'anni fa di decremento demografico e allora dobbiamo acquisire la consapevolezza che questa crisi viene da lontano, viene da sempre e non è soltanto una crisi dei piccoli centri, è anche una crisi dei grandi centri, perché oggi leggiamo, sentiamo dire che anche nei grandi centri ci sono poche nascite e allora il problema è poche nascite nei piccoli centri. L'anno scorso a Macedonia c'è stato il boom, 15 nascite, quest'anno ahimè. Da gennaio a maggio soltanto una nascita, ma è un problema che coinvolge un po' tutti i piccoli paesi, ma io dico anche i grandi paesi. Si fanno meno figli perché forse ci sono delle difficoltà che sono quelle relative all'occupazione e anche altri, altre difficoltà che impediscono oggi di mettere al mondo eh, dei figli eh, come una volta. Però eh, dico sempre che siamo un po' come quell'animaletto che sta nella pentola con l'acqua calda. Se quell'animaletto si butta all'improvviso nell'acqua calda muore, noi invece stiamo in quest'acqua... Tiepida, che piano 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 è aumentata la temperatura e adesso siamo in affanno e ci stiamo per bruciare. Facciamo ancora in tempo o a saltare fuori dalla pentola e a fare delle proposte serie e concrete o farci aiutare da qualcuno a spegnere il gas e a far intiepidire di nuovo l'acqua che ormai è troppo bollente. Certo, intanto Sindaco, secondo lei la vertenza delle aree interne come va riaperta, soprattutto nel rapporto con il governo regionale, questo è un territorio di frontiera al confine con la Puglia e la Basilicata. Eh, C'è stata la giusta attenzione negli anni da parte eh, del governo regionale verso, verso queste zone? Allora, um, secondo me non c'è stata la giusta attenzione dei governi superiori a quelli comunali, perché non si è mai data la giusta importanza e attenzione alle zone, come dicevo prima, periferiche? Altrimenti non parleremo oggi di strategie nazionali per le aree interne. Si è deciso di elaborare una strategia nazionale per le aree interne perché si è capito che le aree interne ormai... Uh, in virtù del decremento demografico, delle crisi occupazionali, stanno sempre più via via regredendo. Ecco perché non è stata mai data quell'importanza e quell'attenzione. Per quanto riguarda il mio mandato, però, eh, posso dire che. Ho avuto degli interlocutori validi, ma soprattutto degli interlocutori con i quali ci si poteva confrontare. E per quanto a volte molti bandi lo sappiamo benissimo eh, tendano a privilegiare le zone non interne, eh, comunque siamo riusciti ad ottenere dei finanziamenti che però non giustificano il fatto che siamo sempre visti eh, come. Eh, eh, zona periferica. Eh, però l'importante è potersi confrontare. Racconto un esempio su tutti. Io appena mi sono insediato sono stato costretto con un'ordinanza a chiudere una scuola, dichiarandola inagibile, eh, che ospitava 150 alunni, tutti gli alunni della scuola dell'obbligo. Ho partecipato a un finanziamento relativo alla programmazione triennale dell'edilizia scolastica che inizialmente mi è stato bocciato perché la scuola aveva pochi Uh, pochi studenti, non si poteva uh, chiedere il finanziamento di 4 milioni di euro per una scuola uh, uh, che ospitava pochissimi studenti. Io ho avuto dei validi interlocutori in regione dove mi sono potuto confrontare e dove abbiamo insieme sviscerato quelli che erano gli aspetti del bando e oggi posso dire di aver avuto quel finanziamento importantissimo per allocare tutta la popolazione scolastica in una nuova struttura, questo che significa che a volte ci possono essere anche dei bandi uh, che semmai non sono attinenti a quelle che sono le realtà territoriali dei piccoli comuni, ma parlando, discutendo e soprattutto confrontandosi eh, si possono trovare le soluzioni e questo eh, lo ha dimostrato. Ecco, lei ha accennato a degli obiettivi che ha già raggiunto, ma c'è a questo punto un sogno nel cassetto per l'acedonia? Allora, se devo parlare di sogni nel cassetto intesi come eh, progetti, di carattere proprio strutturale, interventi da fare per migliorare anche la vivibilità del mio territorio, sì, uh, ma prima di questo il sogno più grande, visto che prima abbiamo parlato di decremento demografico, il sogno più grande per me in assoluto è quello di uh, un po' rivivere quello che hanno vissuto i miei nonni, i nostri nonni alla Cedonia, perché mi raccontavano di un paese che pullulava di gente, i vicoli, le cosiddette trasonne che traboccavano di, eh, di, di gioia, di felicità, di chiacchiericcio, e quindi gente che viveva il paese. Um, oggi forse questo non c'è, o meglio, non c'è come una volta, però io penso che nel momento in cui un paese si ripopola, uh, i vicoli sono... Uh, Uh, pieni di uh, allegria, e di uh, uh, voci um, e soprattutto ci, sia, ci sono mh, più servizi, migliora anche la qualità della vita di un piccolo paese. Dal punto di vista invece delle grandi opere, diciamo così, uh, dicevo prima la scuola, importan un importantissimo finanziamento che riesce un po' a risolvere quello che è il problema dell'allocazione della popolazione scolastica. Uh, il sogno più grande è quello di uh, riqualificare tutto il costone rupi. La Cedonia si, si erge su un costone al di sotto del quale ci sono una serie di uh, grotte tuface molto uh, belle che possono anche um, uh, essere importanti dal punto di vista della uh, ricettività turistica. Il sogno è quello di recuperare uh, come grande progetto questo costone e diciamo che siamo sulla buona strada. Uh, abbiamo avuto un finanziamento di un milione di euro e il finanziamento di tre progettazioni, quindi oggi siamo nelle condizioni finalmente di poter progettare un intervento di riqualificazione di questo costone che è uh, a mio parere... Uh, una sorta di fiera all'occhiello. La Cetania è stata eh, due anni fa capitale della cultura ehm, per un giorno, insieme a Calitre ed altri comuni e con, logicamente, Matera, anche in virtù di queste grotte che non dico che si accostano a Matera, non mi permetterei mai, ma hanno eh, un potenziale che se è sviluppato può essere fonte eh, anche eh, attrattiva dal punto di vista eh, turistico. Ecco, dalle sue affermazioni mi pare di capire che c'è un progetto che va avanti, quindi eh, visto che si vota quest'anno a Lacedonia, lei ha deciso cosa fare, insomma, questa sua sfida continuerà. Questo non lo so, non lo so, ma non è una tattica, non è una strategia politica. Io penso che eh, bisogna progettare, bisogna programmare. Ho parlato del costone Rubi, ma ho, parlo anche dell'asta torrentizia dell'Osento, l'obiettivo è quello di creare un parco fluviale. Visto che abbiamo delle potenzialità territoriali che ci consentono anche di sfruttare tutte le aree boscate e fluviali eh, che abbiamo, eh, stanno per partire eh, i primi lavori per la riqualificazione della cosiddetta zona dei capi dell'acqua, eh, che poi si collega lungo il bacino idrografico dell'Osento al, eh, alla diga al lago San Pietro. Um, e con gli altri comuni limitrofi abbiamo un grande progetto, il contratto di Aquila Verde. Quindi ci sono tanti progetti eh, che sono stati posti in essere e che abbiamo posto in essere. L'obiettivo eh, qual è? È quello di fare in modo che ci sia una continuità. Chi ha questa volontà, questa voglia di dare impulso a quelli che sono i progetti già avviati è ben accetto, indipendentemente da chi sarà il sindaco. Perché eh, io dico sempre che... Eh, non bisogna concentrare l'attenzione nelle eh, aspettative di una singola persona, ma di un gruppo eh, che poi se quel gruppo è bravo diventa comunità. Alla fine gli amministratori sono la comunità. Io cerco di percepire e di intercettare quelle che sono le stanze e le esigenze dei cittadini e poi trasferirle eh, in progetti concreti e spero presto sempre più concreti. Bene, saremo a vedere, intanto grazie per questa intervista e complimenti per il lavoro che sta portando avanti. Grazie a voi e un saluto a tutti i vostri telespettatori. Grazie, grazie mille, io ringrazio per la parte tecnica Michele Urciolo e grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito, arrivederci.